15-16 anni, grazie, più che come amico ho cominciato a vederlo e sentirlo come quel fratello minore che io non ho mai avuto. Un amico leale, disponibile, scanzonato, che si può dire siamo fuori dalla fascia protetta, non ho mai visto incazzato. Qualche volta magari si ritirava nei suoi silenzi e diceva: parla te Silvano, perché io con le parole... E lui parlava con la musica, parla con la musica. Mi telefonava quando meno me l'aspettavo. Ne dico una: si laurea mio figlio, era il 4 novembre del 2011 ed era una festa solo per i familiari stretti, ma Marco c'era. Lasciò il conservatorio, tutto molto in fretta, so che aveva molti impegni, correva dietro una cosa e l'altra, ma fu presente per condividere con me quella grande gioia, quel grande momento dell'uomo. Ne potrei dire altri, vi ricordi? Lasciatemi ancora un minuto e mezzo, grazie. Io non so più a quanti concerti che si trovassero in un raggio di 250-300 chilometri, a quanti concerti di Marco io ho assistito, ma so perfettamente e in coscienza che non c'è stata una sola volta, un solo concerto alla fine del quale io non mi sia sentito più ricco, più contento, più pacificato, veramente, perché la musica di Marco, e stasera ne abbiamo avuto una prova tangibile, arriva dell'uomo. Perché lascio per ultimo l'uomo? Se mi diceste di definire Marco uomo con una parola, con un aggettivo, io userei un aggettivo che oggi, in questi nostri giorni un po' non tanto belli, ecco, diciamo così, è quasi fuori moda, ma che per me ha un grande valore. Marco era un uomo per bene. E perché dico questa cosa? Perché ho avuto modo, non solo come amico, ma professionalmente, vederlo sul campo, come si dice, sul pezzo. Ha sempre lavorato, sia che suonasse in quartetto, in trio, sia che dirigesse una big band, sia che accompagnasse artisti americani, italiani, si è sempre adoperato per risolvere i piccoli e i grandi problemi. E lavorare con Marco è stato un privilegio e un onore, così come è stato un privilegio e un onore essergli amico. Lo ricordo all'edizione 2011 del Narni Black Festival, e l'ho lasciata per ultimo questa cosa, perché ad accompagnare di Dee Bridgewater c'era questa big band diretta da Marco. Io non vi starò a dire le emozioni provate in quella serata. Io che stavo un po' dietro al palco, mi muovevo, osservavo Didi quando non cantava e ascoltava gli assolo dei vari musicisti, la profonda rilassatezza, la tranquillità e la gioia nel sentire questa big band e vedere Marco che la dirigeva come un orologio. Io non so, siccome non sto finendo, finisco un attimo solo. Io non so dove noi andiamo quando andiamo, non so dov'è questo altrove, ma sono convinto che l'energia non va mai dispersa, non si smarrisce, quello che uno produce, e Marco ha prodotto, rimane, entra in circolo e si mischia con i ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di amarlo, di apprezzarlo. E allora, finché è vivo il nostro ricordo e finché è viva la musica, Marco è qui con noi e coglie stasera tutto l'amore e tutto l'affetto che noi gli portiamo. Grazie, ciao Marco.
Fabio Petretti, sembra quasi l'orchestra di Fabio Petretti. Ciao sempre. Stiamo parlando di Marco, che ormai è diventato uno standard, possiamo dire. Il titolo è Donna. Ah!
Fabio Petretti al sostenitore, Diego Fabetti alla prova. Thank you.
Simone, Fabrizio Bosso, Paolo Vecchio e Contratto.
Thank you.
Io quando ho iniziato questa avventura con Luca, abbiamo cominciato a mettere insieme un po' di colori. Io credo molto nella vicinanza tra la musica e l'arte figurativa. Io ho un grande amico qui a San Pierobagno, è un artista, si chiama Alessio Azzeni, al quale ho chiesto di creare un pensiero, un qualcosa che ricordasse Marco, alla sua maniera. Io lo trovo molto bello questo quadro. Molti di voi, quelli che hanno condiviso le mie cose su Facebook, hanno visto il logo, anche quello è opera di Alessio. Dovrei averlo qui in sala. Alessio, ci sei? Vuoi venire un attimo? Io inviterei anche l'Alessia, la nostra vice sindaco. Sia perché donna, sia perché rappresentante delle istituzioni e cittadina di Bagno di Ormaggio. Facciamo un bravo. Noi questa cosa l'abbiamo fatta sia per dare tono alla serata, per ricordare soprattutto Marco, anche per regalare un pensiero alla famiglia. Per questo io vorrei solamente, c'è Cristina qui, vorrei solamente che la facciamo salire nel palco, stringe la mano ad Alessio, gli consegniamo idealmente il quadro che Alessio tra l'altro mi ha detto che deve ancora finire, però un attimo. Approfitto, dovrei ringraziare tutti, vi ringrazio tutti, gli amici, quelli che soprattutto mi sono stati vicino, ci sono stati vicino e che hanno contribuito, scusate ma ho dormito 2 ore questa notte, non è assolutamente più fatica a parlare. Vorrei ringraziare la mia amica Barbara, l'ufficio stampa di Marco, ha dato una mano, una di quelle che ci ha creduto in questa cosa. Io credo che il risultato di questa sera si veda, si noti, è vero? Il mio fratellino, uso anche l'aggettivo peloso, Luca Marianini, questi straordinari amici musicisti, questi sono un vanto, ma non solo per noi, per Marco, per l'Italia, questi possono andare a suonare dove gli pare, sono tra i più grandi musicisti del mondo. Marco Pellacani, voglio fare una nota particolare per questo giovane trombonista. Ancora si diverte tantissimo a suonare. Roberto Rossi, i miei amici della Puglia, Chiara che con il suo pancione ha cantato divinamente. A Diego che diventa babbo tra un po'. Andrea, Davide, Luca, Fabrizio Bosco, Giancarlo che sta sempre zitto ma è bravissimo, Marco, i due nuovi trombonisti, Andrea, mi arrivi, il mio caro amico Dario Cecchini, grande leader della Pancoff, Fabio Petretti,
Luigi Rinaldi. E due grandissimi sassofonisti, il meglio proprio, Piero Dorici e Nico Gori. Paolo Betti. E gli dico sempre, ma perché sorridi sempre quando suoni? Perché mi diverto. Stefano Paolini. Un grandissimo pianista che non ha niente da invidiare ai grandissimi talenti, veramente, Stefano Onorati. Avere dimenticato nessuno. Grazie anche ai tecnici del suono, veramente hanno lavorato divinamente, Ciccaroni che ci ha dato il pianoforte, veramente con lui abbiamo ringraziato, Simone il gestore della sala, l'abbiamo fatto diventare un po' matto, ma quando alla fine abbiamo dato una bella immagine anche alla sala. Va bene, sicuramente mi sono dimenticato di qualche cosa, scusatemi, ce l'abbiamo messa tutta, speriamo di poter ripetere certi eventi, nel senso musicale ovviamente. Un grande grazie alla famiglia di Marco, che è presente.